Questo programma è offerto da Appizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Appizzonanti. Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale Edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the tomb, they do the sun dance, don't you know? If they move too quick, they're falling down. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Sportivissimi sportivi, buonasera a tutti da Globus Radio Station. Stasera è di scena il volley. È di scena il volley con due squadre neopromosse, una al maschile e una al femminile. Abbiamo con noi ospiti Nunzio Correnti, direttore sportivo della Papiro Fiume Freddo, squadre di volley maschile e promossa dalla Serie C alla B2, così come abbiamo altre due simpatiche nostre ospiti, esattamente Roberta Mosca ed Enza Lagiuse. Buonasera. Ciao a tutti. Sono centrali delle Giavi Pedara, squadra ovviamente di volley femminile, promossa dalla Serie C alla B2. Ovviamente abbiamo anche qua l'amico e collega Rosario Sortino. Buonasera Armando, buonasera a chi ci ascolta. A cui cedo momentaneamente il microfono per la prima domanda. Sì, innanzitutto credo che sia di grande emozione per Globus Radio Station avere due formazioni siciliane che sono riuscite ad ottenere grandissimi risultati. Parliamo di sport, a davvero sport con la S maiuscola. Non lo so, possiamo cominciare dalle donne. Quale è la vostra sensazione dopo un anno di lavoro? Allora, è stato sicuramente un anno di grandissimi sacrifici. Perché noi ci allenavamo tre volte a settimana, più la partita, a pedala, più la seduta pesi. Però è stata una grandissima emozione, soprattutto perché io personalmente è il terzo anno che sono alla Giavi Pedara Volley e dopo tre anni di playoff finalmente riuscire a raggiungere la promozione vincendo soprattutto i playoff big, dopo essere arrivate prime in classifica, è stato sicuramente bellissimo per noi e per la società soprattutto. Bene, Enza, secondo te invece? Sì, no, vabbè, ripeto più o meno le stesse cose che ha detto Roberta, nel senso che è stata un'emozione incredibile. Tra l'altro veniva da un periodo di acciacchi vari tra di noi, diciamo il 90% della squadra aveva qualche problemino fisico, quindi la necessità era quella di raggiungere l'obiettivo, il massimo obiettivo nel più breve tempo possibile. Ci siamo riuscite e quindi è stato un grande sollievo, una bellissima esperienza. Allora, Nunzio Curretti, che ricordo è il direttore sportivo della Papiro Fiume Freddo, squadra promossa in, in B2, buonasera. E naturalmente penso che per un direttore sportivo sia una doppia soddisfazione ottenere un successo simile. Io credo che stasera Globus Station ci sono due casi di come spesse volte sognare fa bene, perché quando si riesce a sognare un obiettivo importante si riescono a centrare i risultati. Le storie della Giavi Pedara e del Papiro sono molto simili, perché
partono da due sogni. Il nostro era quello di un gruppo di amici d'infanzia che ha voluto radunarsi, mettersi insieme e creare una società nel 2007, e nel giro di 7 anni siamo riusciti ad arrivare in B2, promozione su promozione, prima la salvezza in C e poi l'anno scorso anno i playoff e quest'anno la promozione magnifica conquistata domenica scorsa. E la stessa cosa possiamo dire della Javi, una società nata proprio in famiglia, del presidente Musumeci, Alessandro Trovato, è un gruppo di amici che poi negli anni è stato sempre implementato, risultati su risultati, fino ad arrivare a un traguardo simile. Per questo ci ritroviamo molto, perché sono storie belle. Il direttore sportivo è una doppia emozione, perché il direttore sportivo è quello che assembla la squadra, certo, è quello che cerca di crearla un po' secondo le sue direttive, secondo le sue indicazioni, però purtroppo ha un limite. Il limite del direttore sportivo è quello che è finito il suo lavoro, poi il tutto passa in mano ai giocatori e passa in mano all'allenatore, no? Ed è stata dura un attimino vederla dall'altra parte della barricata. Mi è servito quest'anno magari tornare ad allenare una squadra un po' per cercare di compensare spesse volte le pene che riuscivo a pigliare la domenica. Ecco, infatti, però volevo dire una cosa: forse il ruolo del direttivo e del direttore sportivo è quello di stare un po' dietro le barricate, nel senso è quello che non compare, perché generalmente ovviamente compaiono i giocatori o le giocatrici e l'allenatore, però il ruolo del direttore sportivo è estremamente importante in qualsiasi sport. Ma non è riconosciuto, devo esatto. dire. Non è riconosciuto, perché queste volte purtroppo, come hai detto benissimo tu, si vive troppo dietro le quinte e non si riconosce magari il lavoro che si fa durante la settimana, il lavoro scuro, il lavoro dietro i riflettori. Però è anche vero una cosa, che se tu non riesci a creare una grande squadra, un grande gruppo, e soprattutto quello che, il concetto che mi piace rimarcare più volte è quello di famiglia, certi risultati non arrivano assolutamente. Tu puoi avere, questo campionato lo dimostra, puoi avere dei fenomeni in squadra, se poi tu non riesci ad assemblarli, a crearli in un contesto positivo, tu non riesci a vincere niente. E noi, credo che loro potranno confermare, sì, sono riuscite, soprattutto loro nella fase finale in cui erano molto infortunate e gli avversari là non ti stanno a guardare, loro sono riuscite a vincere la Scordia e poi a vincere i playoff big, perché le due formule, maschile e femminile, erano diverse ma altrettanto, devo dire, molto complicate. Riuscire ad arrivare alla fine non era facile per entrambe. Ma tornando, facendo un passo indietro, qual è stato sia Roberta Enza l'amore per il volley, da dove è nato e a cosa ambite? Allora, il mio amore per il volley è nato quando io avevo 8 anni. Guardavo sempre Mille Sciro in televisione. Classico. Quindi sì, i miei genitori mi hanno portato in palestra. All'inizio non volevo, perché ero molto timida, sai, compagna di squadra. Poi alla fine i miei genitori mi hanno convinto e da là è nato l'amore più spassionato per la pallavolo. Sono sempre in palestra quando posso, vado a vedermi anche le partite il sabato di altre squadre, quindi ormai vivo di pallavolo. Enzo. Idem un po' io ho iniziato un po' più tardi, a 10 anni, portata in questa palestra da una mia compagna di scuola che già frequentava evidentemente, e poi da lì tutta un'esperienza sempre crescente, perché venendo da un paesino, Nicosia, giustamente uno ha il contatto minimo con un piccolo mondo pallavolistico. Poi uscendo fuori, venendo qui a Catania, sono entrata a contatto con varie realtà sportive come la Team Volley, Pallavolo Sicilia e altre realtà che comunque sono molto importanti sul territorio e sono molto strutturate. E quindi... Ecco, Nunzio Curenti poco fa ha fatto una giusta analisi, però vorrei sentire anche dalla viva voce vostra, visto, considerate che voi state in campo, mentre il direttore sportivo, come dicevo, ha più un'immagine nascosta. Quali sono gli ingredienti per vincere un campionato o per ottenere una promozione? Ma io credo che uno degli ingredienti principali sia intanto la voglia di creare il gruppo, cioè la voglia di non mollare mai neanche nei momenti difficili, e soprattutto di aiutarsi sempre e comunque anche nei momenti di difficoltà, durante una partita, durante uno scontro magari un po' più duro. Il fatto di non affossarsi a vicenda, di dire in un momento magari di difficoltà della compagna, va bene, tu stai giocando male, ti lascio lì.
Questa è una cosa che non secondo è lo spirito è del gioco di squadra, è sì, logico. E quello che ci ha aiutato anche quest'anno è stato questo, proprio la voglia di tirarci su da terra anche nei momenti più brutti e più difficili. Sì. Roberta, vuoi aggiungere qualcosa a questa sì, analisi? Sì, per quanto riguarda quello che ha detto Enza, concordo pienamente. Da noi la cosa fondamentale è stata il gruppo, secondo me il singolo senza il gruppo è niente. Bene, allora dopo aver fatto questa analisi, naturalmente avremo tantissime altre cose, Rosario, da chiedere ai nostri ospiti. Io direi di fare la prima pausa musicale, lo facciamo con Robbie Williams, Bongo Bong. Allora, potremmo anche dire volley ballato, volley fortunato, non ci siamo messi qui a ballare, ma lo stavamo quasi per fare. E io vorrei intanto ricordare, perché siamo tanti stasera, oltre all'amico collega Rosario Sortino, cominciamo con le signorine qua di fronte, abbiamo Roberta Mosca, Denza La Giusa, che sono centrali del Giavi Pedara, squadra di volley femminile e neopromossa in Serie B2. E alla mia destra abbiamo Nunzio Currenti, direttore sportivo della Papiro Fiume Freddo, squadra di volley maschile, neopromossa in Serie B2. E proprio con lui io vorrei riprendere l'intervista. Dovete sapere che Nunzio Currenti è un giornalista professionista, quindi per professione fa il giornalista. Ma spieghi, Nunzio, questa passione per il volley. Mi verrebbe da dire, dicendolo proprio considerando la tua altezza, la tua pancia. No, lasciamo stare questo. Ma cosa ti ha portato così vicino all'ambiente del volley, tanto da diventare direttore sportivo di una squadra? Anzi, dentro. Vabbè, troppo dentro. Spesso esatto. Mi dicono ci sto troppo dentro. Sì. Ed è, credo, una delle storie più belle della mia vita. Perché io mi ricordo quando giocavo a scuola non riuscivo neanche a fare passare la palla dal basso, io giocavo a calcio. Non volevo saperne di pallavolo. Tu pensi che ho fatto anche pallavolo? No, io assolutamente, proprio perché vedevo giocare il mio amico d'infanzia, lo seguivo, sì. Però volevo essere come lui, ma praticamente non ci riuscivo, perché chiaramente lui è alto 1,85, fortissimo, io ti ripeto, neanche dal basso ci riuscivo. Poi è dato il caso che non ho potuto fare calcio, ho fatto un po' di karate e poi al momento giusto lui mi dice: ma senti, ma perché non cominci a fare pallavolo? Sì, io posso accompagnarti al massimo. E da lì inizia una storia bella, perché nonostante non fossi all'altezza, già dopo un anno giocavo con lui e con l'amico e compagno che ho conosciuto quando il primo giorno di scuola, e compagno con cui dopo 37 anni condivido il Papiro Volley, perché il presidente del Papiro, Davide Massimino, mm-hmm. credo di tutto cuore meriti la dedica, perché ci siamo abbracciati domenica subito, perché credo che non ci sia cosa più bella di riuscire a centrare una vittoria storica per il comune nostro, perché comunque il nostro è stato sempre un comune calciofilo, pur avendo avuto sempre una buona tradizione di pallavolo. Riuscire a ottenere questo risultato con l'amico di una vita, credo che sia la cosa più bella che possa esistere. Poi ho avuto anche la fortuna di quest'anno di avere in squadra miei riferimenti di vita importanti come Sebastiano Patti e Giovanni Finocchiaro, che sono amici, punti di riferimento della mia vita. Però ripeto, questa storia con Davide è bella, perché io ho fatto pallavolo grazie a lui e per da 37 anni condividiamo tutto nella vita, e questo credo che sia la cosa più bella, perché lui è presidente, io sono direttore sportivo e praticamente condividiamo insieme ad altri soci condividiamo il Papiro. A parte che comunque chi ha la possibilità di vedere le fotografie sui social network, la Papiro Fiume Freddo ha fatto una festa enorme e grandissima, ci sono foto che trasmettono tantissima emozione. Ma una cosa che volevo chiederti, Nunzio, dopo tantissimi anni in cui tu dimostri e trasmetti che hai la pallavolo nel DNA, come risponde oggi il pubblico, come rispondeva negli anni passati, e cosa pensi oggi del pubblico dopo la tua innumerevole esperienza? Il pubblico purtroppo non ha quasi mai risposto a Fiume Freddo. Quest'anno siamo riusciti davvero a trasmettere qualcosa di importante, perché se a Nicosia una domenica, il giorno delle elezioni, sono accorsi 60 fiumefreddesi guidati dal nostro sindaco, credo che sia una delle più belle vittorie raggiunte da noi quest'anno. È una base importante. Noi come loro non abbiamo avuto la fortuna di festeggiare in casa. Infatti il 7 giugno noi festeggeremo a Fiume Freddo con una partita di esibizione, il Papiro, con una selezione mista di amici nostri che giocano in Serie B. Faremo una sorta di All-Star Game
Alla fine la federazione, insomma ci riuscire, sarà una bella festa, dai, cercheremo di coinvolgere tutto il paese. Non ti dico che facciamo l'autobus aperto, proprio stamattina ne parlavo con Giovanni Musumeci, ci sono visto con lui, ci siamo, tu cosa hai pensato? Ci siamo, guarda, io l'ho sognato l'autobus aperto, sai, lo volevo fare anch'io, però costava assai. Ma invece io quasi quasi lancerei un'idea, visto che ci troviamo davanti a due squadre neopromosse, oltretutto nello stesso campionato, quello di B2, ma perché non fate, diciamo, un'esibizione mista fra tutte e due le squadre? Beh, si, potrebbe fare, così, si potrebbe fare, sicuramente il 7 sarà una data importante per noi, che comunque non abbiamo ottenuto questa promozione soltanto, abbiamo ottenuto anche la promozione dalla seconda divisione alla prima, abbiamo ottenuto un quarto posto con la Serie D, che per noi è stata una vittoria di campionato, perché è conquistato dal gruppo che l'anno scorso aveva fatto la prima divisione. Sono 8-9 giocatrici per tutto l'anno, senza infortuni, sono tirati un campionato di Serie D che è comunque un campionato difficile, quindi per noi è stata una stagione irripetibile, è giusto che merita una grandissima festa. Ma non solo, io volevo dire una cosa e mi vorrei rivolgere a Roberta e a Enza. È bellissimo quando la provincia, perché qua parliamo di due province, parliamo di Fiumefreddo e parliamo di Pedara, quando due province e non il capoluogo di provincia riesce ad esprimere delle realtà sportive così belle, così importanti. Naturalmente io penso che sia a suon di grossissimi sacrifici. A questo punto vorrei toccare proprio il tasto dei sacrifici. Quali sacrifici avete dovuto fare per raggiungere questi livelli? Diciamo che raggiungere certi livelli non è mai facile, c'è dietro un grandissimo lavoro e quindi di conseguenza dei grandissimi sacrifici. Ma guarda, quando c'è tanta voglia di fare pallavolo, i sacrifici poi non si chiamano più così sacrifici, perché noi stiamo parlando di una grandissima passione, quindi quando vado all'allenamento e torno tutte le sere alle 10, io non lo chiamo un sacrificio, perché comunque è sempre una passione, è un divertimento anche, sì. Quindi quando vado a saltare, che ne so, il 18° compleanno, il sabato pomeriggio invece andare a fare shopping come facevano tutte le mie amiche, mi vado a fare la partita, è quello il mio divertimento, per me non posso chiamarlo sacrificio. Ho capito. E poi sì, mi collegherei a lei dicendo anche che al di là del sacrificio nostro, quello proprio pratico di allenarsi tutte le sere eccetera eccetera, al di là di questo, dietro c'è veramente un lavoro enorme fatto sia da Alessandra Trovato, sia dal presidente, sia da tutta la compagine proprio sportiva che sta dietro una società sportiva. E diciamo che il lavoro non è solo il lavoro fisico, quello che stanca, c'è dietro anche un lavoro mentale che va comunque riconosciuto, e soprattutto anche quello, anche lo sforzo che viene dalla tifoseria, dei nostri amici, dei nostri fidanzati, mariti, compagni e quant'altro, genitori. Il fatto di seguirci in qualsiasi posto della Sicilia e anche altrove, i genitori, è uno sforzo collettivo ed è la cosa più bella, cioè quello di stare tutti insieme, un unico sport che accomuna tanti interessi e tante... Ecco, naturalmente voi dovete togliere qualcosa alla vostra vita anche lavorativa, impariamo a conoscere meglio, abbiamo detto che Nunzio Curenti è un giornalista professionista, impariamo a conoscere anche voi, so per esempio che Roberta è una regista, una scenografa? No, io sono una grafica pubblicitaria. Una grafica pubblicitaria. Tu sei la... Ah, allora, ho fatto una confusione. Sì, sì. E allora, ecco, parliamo appunto anche della vostra vita professionale, a parte che dello sport. Allora, il lavoro del grafico, allora, è una cosa che sogno da quando sono piccola. Quindi essere riuscita a realizzare anche qua, tra virgolette, un sogno, anche nel lavoro per me è sempre un divertimento. Non posso... Sono una delle poche, penso, a dire che faccio un lavoro che è la mia passione più grande. Oltre alla pallavolo c'è anche questa passione che è la grafica pubblicitaria. E quindi però devi togliere anche qualcosa a quello che è il tuo lavoro, insomma, lo sport, oppure no, riesci a conciliare bene? Perfettamente, sì, sì. Enza, tu sei la regista. Allora, io sì, sì. Mettiamo le virgolette. Prova virgolette, sì. Vabbè. Attorno a questo regista. Allora, sì, in realtà io vengo dall'Accademia di Belle Arti con corso in scenografia e poi tesi in regia. Ho fatto anche la specializzazione sempre in scenografia, nuovi media, passata a scenografia per il teatro. È una storia un po' lunga. Master e quant'altro, master in modellazione 3D.
Quindi a livello di bagaglio personale, diciamo, mi sento regista, scenografa e modellatrice 3D. A livello lavorativo quest'anno sto facendo un progetto sempre in collegamento con Giavipe Dara Volley, ho un laboratorio teatrale con i bambini alla scuola Faro e sono cultrice all'Accademia di Belle Arti insieme al professore Massimo Rossi, che saluto, non so se... Molto impegnata, molto impegnata. Invece io, parlando di regia, parliamo con chi ha vissuto la cabina di regia della Papiro Fiume Freddo, nonché Nunzio Correnti. Se credevi che questa fosse una stagione, la stagione giusta, ad inizio anno. Certamente sì, perché abbiamo riconfermato l'ossatura l'anno scorso che aveva ottenuto i playoff. Per cui siamo al momento in cui ci siamo incontrati lo scorso giugno con Davide, il presidente e l'allenatore. Abbiamo analizzato la situazione che probabilmente inserendo i tasselli giusti avremmo potuto lottare per la promozione. Certo, la formula, quando abbiamo appreso che la formula che sarebbe andata in B2, solo la prima, senza playoff, insomma, un po' abbiamo tentennato. Abbiamo rischiato, abbiamo avuto ragione. Sapevo comunque quest'anno era l'anno giusto perché abbiamo deciso di fare un progetto giusto con sacrifici importanti, peraltro non consideriamo che è vero. I sacrifici degli atleti, ma come ha detto benissimo Enza, ci sono sacrifici dei dirigenti alle spalle, sono importanti. I nostri sono importanti perché viviamo in una zona in cui le aziende non investono nello sport. Punto. Ecco perché ho detto è una non investono cosa nello grandiosa sport, quando è la provincia. Non investono nello sport. E quando trovi persone che con grande spirito di sacrificio ci mettono soldi di tasca, ci mettono tempo, e bisognerebbe togliersi il cappello, però sarebbe opportuno che magari con piccole dosi le aziende cominciassero nuovamente a rifocillare lo sport, queste realtà positive, perché poi sono realtà positive, hai detto benissimo tu, realtà positive che brillano in provincia, perché in provincia ci sono realtà splendide che riescono a portare questo sport avanti. Ora io mi auguro chiaramente, e questo è l'augurio anche a loro, perché stamattina proprio diciamo poco fa mi confrontavo con Giovanni, e ora la domanda che ci poniamo è ora ce lo poniamo la domanda tutti. Anche perché si allungano anche le trasferte comunque. Non tanto le trasferte, perché nel maschile sono contenute, mentre nel femminile magari sono più allargate. Il problema è tutta una serie di costi di federazione che aumentano vertiginosamente, stiamo parlando di 6-7 mila euro di costi fissi federali. Poi considera tutti i costi delle trasferte, considera i rimborsi da pagare, considera tante tante situazioni, tanti voci in un capitolo che magari quest'anno non avevamo previsto, adesso ci sono, però con una buona programmazione del primo tassello che stiamo cercando per esempio di portare avanti, credo che per affrontare B2 bisogna creare una struttura funzionale a livello societario, prima di tutto, far sì che i tasselli siano collocati in modo giusto e far sì che l'organizzazione intanto parta e cammina nel modo più efficace, e noi stiamo cercando di lavorare in questo senso. Già da subito abbiamo già attivato alcune situazioni per inserire nuove dirigenti in società, nuova forza lavoro, si dice nuova forza lavoro, nuova forza passione, certo. E poi metteremo mano alla squadra, comunque considera il fatto che la nostra squadra non andrà totalmente rivoluzionata, perché almeno 7, 8, 12esimi resteranno, perché era una squadra già costruita in proiezione della B2. Servono 4-5 innesti per poter salvare tranquillamente il titolo. Non sarà facile, ma ci proviamo. E vogliamo anche dire, e purtroppo tocchiamo un tasto dolente in un momento in cui la regione ha anche chiuso i rubinetti delle sovvenzioni. Ma non solo la regione, da tempo l'aveva fatto la provincia. Noi però in questo senso siamo fortunati come comune, perché come vi ho detto domenica Nicosi è venuto il nostro sindaco e quindi vi appoggerà sicuramente. Abbiamo la grande fortuna di avere un sindaco a Fiume Freddo, Marco Alosi, che saluto, ha una sensibilità per lo sport importante, che lui è uno sportivo, ha giocato a tennis, adesso si è impegnato per la supermaratona dell'Etna, che parte da zero e finisce ai 3000 metri. Sì, ne ho parlato proprio con una maratoneta e lui parteciperà, lui riesce a catalizzare l'attenzione di 10-15 persone, va a correre la sera, quindi un sindaco sinceramente a livello sportivo siamo ad hoc totalmente, ed è l'unico comune, credo, nella provincia di Catania che ancora dà i contributi alle associazioni sportive e culturali Fiume Freddo, quindi in questo senso stiamo parlando chapeau sempre, nei confronti stiamo parlando delle sempre sindaco, di piccole sì. gocce, però non paghiamo l'impianto, cioè il contributo comunque è un po' piccolo ma arriva. Beh, danno respiro alle società. Ma sai, ma già il fatto per un dirigente avere un sindaco accanto che ti ascolta e ti segue
è già una cosa importante, credo. Allora dedichiamo questo brano al sindaco di Pedara, no scusami, di Fiume Freddo, Pedara, al sindaco di Fiume Freddo, Miley Cyrus, Wrecking Ball. Allora rientriamo, siamo a circa una decina di minuti dalla fine e io sono curioso. Dunque io diciamo che facciamo questa domanda affinché anche chi ci ascolta sappia anche l'aspetto tecnico. Sia Roberta Mosca che Enza Lagiusa sono due centrali della loro squadra. Cosa si intende per il ruolo di centrale? Allora, il centrale intanto è un attaccante, è quell'attaccante che fa tutti gli attacchi veloci, facciamo le fast, le sette, sono tutti schemi che si fanno col palleggiatore, ma sono tutti bassi come schemi. E poi è un ruolo dove devi andare sempre a muro a raddoppiare su tutti i palloni, quindi diciamo è un ruolo che fa un po' di tutto. Sì, perché molte volte si finta e quindi si salta sempre praticamente, anche quando il palleggiatore non ti dà la palla devi sempre saltare per fintare l'attacco e smistare il gioco. Queste erano le note positive del ruolo. Vogliamo sentire le note negative? Sentire l'altra campana. Le note dolenti sono che il centrale sostanzialmente è quello che sta sempre in mezzo, in mezzo a situazioni strane, nel senso che la palla arriva da tutti i lati e bisogna levarsi oppure proporsi, e quindi non sempre diciamo si fa la scelta giusta. È anche il ruolo più sacrificato, nel senso che non sempre si riesce ad attaccare spesso durante un set, a volte può anche passare il set completo e non si attacca neanche un pallone. Però diciamo che il ruolo del centrale è quello prima di tutto di trascinare il muro avversario, di fintare il più possibile l'attacco per smarcare i punti diciamo forti che dovrebbero essere l'ala e l'opposto. E poi ben venga, se arriva qualche pallone noi cerchiamo di... Sei stata chiarissima. Ma per quanto riguarda la posizione, è una scelta che avete fatto voi oppure è una scelta dell'allenatore? Per quanto mi riguarda è stata una scelta dell'allenatore, perché quando ero piccola ero una delle più alte, solitamente il centrale è quella diciamo quella più alta all'interno della squadra, quindi però io vorrei fare il posto, volevo fare il posto 4, alla fine mi hanno messo al centro. Magari questo è un messaggio. Sì, no? È un messaggio, io mi accodo al messaggio. Naturalmente siete di fresca promozione, ma penso che già state cominciando a proiettarvi nel futuro. La squadra, nuovi acquisti, le future strategie, vogliamo ricordare anche il nome del vostro coach? Milazzo, certo. Allora, Marco Milazzo, il nostro coach, è stato fondamentale quest'anno, non solo per quanto riguarda l'aspetto tecnico, tattico, ma anche proprio per il lato umano, perché è veramente un amico prima di tutto, ed è riuscito a sopportarci, a farsi sopportare, perché anche lui è un tipo particolare, diciamolo, ed è riuscito anche a trascinarci, nonostante tutti dicono che lui non abbia questo umorismo diciamo da cabarettista, ma noi apprezziamo il suo lato, il suo aspetto serio e serioso, perché lo conosciamo sia dentro che fuori dal campo. Invece torniamo a parlare con Nunzio Curenti, oggi nelle vesti di direttore sportivo della Papiro Fiume Freddo. Quale secondo te è l'aneddoto più bello, il ricordo che porterai per sempre dietro riguardo a quest'anno? Quali sono le prospettive per il futuro? È una chicca per gli amanti della pallavolo: se Giovanni Finocchiaro andrà a giocare in Serie B o si ritirerà? No, già Giovanni, riparto dall'ultimo. Già Giovanni, abbiamo riservato la festa promozione che abbiamo dedicata e abbiamo... E credo che sia quello forse il momento più bello personale, perché sapevo quanto tenesse alla festa d'addio. La partita che abbiamo giocato con la Gupe, lui è entrato in campo al terzo set e io ho preparato uno striscione che lui, appena entrato in campo dopo alcuni scambi, ha visto la sua maglia numero 44. È una frase particolare, che era un attacco di un suo articolo scritto anni fa proprio sul papiro, vecchia gestione, dedicato a chi da nulla ha costruito un sogno. Grazie Giovanni. E questo lui è la cosa che l'ha emozionato tantissimo. La cosa più bella è stata il gesto che abbiamo fatto alla fine, che non si aspettava, il ritiro della maglia. Giovanni ha giocato 14 anni a Fiume Freddo
sono tanti. E certo, tu pensa un po', è un giocatore di Giare che ha indossato per 14 anni la maglia del Papiro, e nella nostra nuova gestione lui c'è stato per 6 anni su 8. E allora a quel punto ho pensato che la cosa più bella in quel momento potesse essere più gratificante quella di ritirare la maglia numero 44, e l'abbiamo ritirata la maglia numero 44, l'abbiamo fatto mettere di nuovo dalla società, si è tolta la maglia e l'abbiamo ritirata. L'auspicio è che lui continuerà sicuramente a giocare nei campionati amatoriali, perché l'accordo era basta federazione a 46 anni. L'auspicio invece è che continui a restare con noi, perché lo riteniamo uno dei pilastri fondamentali del Papiro. Un aneddoto, tanta attenzione, che ne so, domenica ti posso raccontare proprio l'ultimo, quando Santiglia e Pitona attaccavano da tutti i lati. Santiglia e Pitona sono le due bandiere del pallavolo nicosiana. Nicosia domenica ha perso le retrocesse, ma hanno lottato, i due hanno lottato fino alla fine, e io, preso dall'attenzione, ho preso il portatile e ho cominciato a pigiare sui tasti e ho cominciato a scrivere un articolo su un argomento, cioè, disparato, cioè, non c'entrava niente. Molti pensavano che io avessi fatto quelle cose, invece ho preso l'argomento e ho cominciato a scrivere un articolo fino al quando siamo arrivati, scaricarsi. Sì, fino a quando siamo arrivati sul 20 sul 20-12, sul 20-13 al secondo set, poi siamo arrivati sul 24-19 e lì ho chiuso il computer. Però penso un poco, ce l'hanno fatto sudare fino alla fine, perché hanno annullato 4 match ball, 24-23. Io approfitto di questa cosa per esaltare, non perché ci sia Enzo che Nicosia, ma a me la cosa che mi ha colpito tantissimo domenica Nicosia è stato il fatto che magari ci hanno preso, abbiamo preso insulti per 3-7, perché comunque era partita importante, ma di tutti i tipi, in tutti i modi. Alla fine va dato atto che in tutti i campi di pallavolo non avevo mai visto quello che è successo alla fine, quando noi siamo saliti ufficialmente ed è scattata la festa in campo, invasione, bottiglie che volavano da destra e manca. Il pubblico di Nicosia è rimasto ad applaudirci per alcuni minuti, e credo che sia la cosa più bella che in tanti anni di pallavolo. Nicosia è una piazza storica, io è nella piazza peraltro che professionalmente ho conosciuto io, perché i primi articoli li ho scritti proprio sui Diavoli Rossi Nicosia, su Santiglia e Pitone e sul Peppe Lo Bello che ai tempi giocava a Nicosia. Quindi per me domenica avevo due simboli in campo, e loro stessi che avevano perso a fine partita sono stati i primi a complimentarsi. La cosa credo che sia stata una grande lezione di sport, e il messaggio più bello mi arriva da un tifoso di Nicosia che a fine partita mi avvicina e mi dice: in 30 anni di pallavolo non avevo mai visto una persona così felice, si riferiva a me. E domenica credo che questa persona, con la quale ho avuto il piacere di sincerare, mi ha dato una bellissima lezione di sport, perché era uno di quelli più infuocati. Ma a fine partita mi ha stretto la mano, mi ha abbracciato, mi ha detto grazie perché oggi mi hai reso felice nel giorno della retrocessione dei Diavoli Rossi. Benissimo, questo è veramente un segno di sportività. Velocissimamente, perché siamo a conclusione, un sogno nel cassetto, lo chiedo a tutte e tre, se avete un sogno nel cassetto. Parliamo sempre a livello di pallavolo, sì, di volley. Un paio di anni vedere il Giovi Pedravolle in B1 magari, chissà. A livello pallavolistico sì, pure questo, cioè di militare possibilmente in una B1. Non sì. Che sei direttore sportivo, qualcosa di più no, eclatante? Abbiamo detto domenica che io personalmente, ma chiaramente questo successo è di tutti, di noi soci, di Davide, di Maria, di Antonio, di Mario, che noi siamo in 6, quindi è un successo di tutti. Ma avevo realizzato il sogno, che era quello di andare in B2. A questo punto credo che, come mi ha detto qualcuno, mi raccomando Nunzio, non smettere di sognare, e allora azzeriamo quello che è successo, e allora mi accodo a loro, credo, spero, chissà, un giorno. Sarà impossibile, un'impresa impossibile questa, perché magari arrivare in B2, insomma, ha le sue difficoltà, ma è più facile. Però a questo punto ci proveremo, magari in 3-4 anni. Allora, stasera è stato di scena il volley con Nunzio Currenti, direttore sportivo della Papiro Fiume Freddo. Della Papiro Fiume Freddo, squadra, grazie, di volley, grazie per l'invito, lo spazio in B2. Roberta Mosca, Denza Laggiusa, centrali del Giavi Pedara, squadra
neopromossa in Serie B2, ovviamente al femminile. Abbiamo avuto, abbiamo, perché non abbiamo ancora qui, Rosario Sortino, che ha collaborato perfettamente alla riuscita di questo programma, che io ringrazio. Saluto tutti e credo che sia stata una gran bella puntata. Un saluto corale da parte di tutti agli amici di Globus Radio Station. Alla prossima. Buonasera. Ciao. Ciao, ciao a tutti. Sport e non solo. La rubrica di Armando. Curiosità dal mondo sportivo a cura di Armando Garufi. Questo programma è offerto da Artizzonanti, media musicali di Ernesto Giannotta. Il gusto che suona è Artizzonanti, Piazza Vittorio Emanuele II, Catania. Telefono 095 35 23 711. Centro commerciale edile, smontaggio amianto e bonifica sito, linea vita, sistemi anticaduta, lavorazione ferro, trasporto conto terzi, materiale edile, strada provinciale per San Giovanni Galermo, 167 A, Mister Bianco, Catania. Per sopralluoghi preventivi gratuiti, telefona 095 744 2740. Il tuo centro commerciale edile, www.ccedile.it. Baccalluzzo Eventi, la pirotecnica scenografica. Lo spettacolo si veste di oro solo da Baccalluzzo Eventi. Via Enrico Pantano 47, Catania. Telefono 095 715 0414. All the old paintings on the-